Ben trovati alle Tg Med Sport il Palermo contro il Pescara potrebbe giocare con un sistema di gioco ancora più offensivo almeno questo ha lasciato intendere Beppe Iachini che sta continuando a provare tante soluzioni in avanti con baskets e di bala che ormai sono insostituibili soprattutto per provare a dare un posto da titolare anche agli altri attaccanti che ormai stanno recuperando, parliamo di Ernesto Parliamo eh, di Belotti e ovviamente Lafferty, dunque tante soluzioni offensive per Beppe Iachini, sempre però cercando di non smarrire l'equilibrio, ma ormai i nove punti di vantaggio autorizzano anche a gestire il lavoro settimanale con un po' più di tranquillità. Intanto rientra a Palermo anche Michel Morganella dopo l'operazione per la riduzione delle sette fratture al volto, dopo l'incidente con Cranch a Cesena. Ovviamente è difficile poter prevedere il tempo di, di recupero e quando rivedremo in campo Morganella che sicuramente Riprenderà a giocare con una maschera protettiva. diciamo di esperimenti eh, tattici per Giuseppe Iacchini. Argomento che abbiamo trattato insieme a Salvatore Geraci. La cosa più carina è stata che eh, alla mia curiosità di sapere come i giocatori gli avevano rivolto gli auguri, lui mi ha risposto: no, 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 sono io che non voglio gli auguri, voglio che gli auguri me li facciano sul campo. Ecco il solito Iacchini, proprio testardo, uno di quelli che. Eh, anche ieri nel giorno del suo onomastico ne ha provate tante è di tutti, ha finito tardissimo e soprattutto ha rilanciato questa idea di Vasquez eh, a ridosso delle punte, cioè due attaccanti e Vasquez dietro, lui l'aveva detto, lui nasce attaccante ma può giocare a centrocampo proprio a far significare che è una, un elemento aggiunto, una possibilità eh, nuova nello scacchiere del Palermo. Certo questo comporta anche il sacrificio di, di Gennaro, un giocatore che ha visto poche volte la luce, che è stato recentemente infortunato e che piano piano se, si sta ritrovando, ma non c'è dubbio che Iequini abbia fiducia in Vasquez e soprattutto non soltanto nelle qualità di un giocatore o di un altro giocatore, ma nelle formule che il Palermo può attuare, cioè il Palermo parte in un modo, poi ha sempre in panchina delle carte vincenti, e questo a testimonianza di quanto alto sia il valore di mercato della squadra. Vigilia per il Trapani che aspetta la sfida contro il Varese al Provinciale dopo il successo contro il Latina, in sala stampa si è presentato il direttore. Eh, sportivo. Daniele Faggiano, che nonostante i 45 punti in classifica, questo eh, quarto posto insieme a eh, Crotone e Avellino, ha detto: Il nostro obiettivo rimane la salvezza. A me scoccia quando dicono che siamo fortunati. Mi scoccia alla Dina, fortunati. Alla Dina, fortunati. Qualcuno deve guardare le partite in generale. In generale, ma non, attenzione, non dico giornalisti, mi scoccia, pure girare in giro o oh, chiamate che mi arrivano da, da Milano, da Roma, eh, fortunati, eh, tre punti. Eh. E, siccome io non è che dico che sono in debito con la fortuna, io me la gioco sempre, però al 93 il signor Pagliarulo ha colpito di testa che era secondo noi... cioè. Era un gol fatto già il signor Pirrone era lì, vuol dire che tutta questa difesa, queste barricate non c'erano. Perché al 93 se stai lì, vuol dire che stai giocando la partita. Poi che gli avversari sono più forti, che la squadra è più quadrata, che ci può stare. Però io la fortuna me la vado pure a cercare come quando me la sono cercata col Pescara. Perché se Rizzato non fa quel cross in mezzo. Giusto invece di stare attaccato dietro in difesa, quelli non fanno autogol. Quella è la nostra forza e il gioco, la coesione del gruppo, il gioco, non buttare la palla. È normale che a volte soffriamo perché non possiamo sempre giocare alla grande. Questa è la situazione. Il Catania ancora in ritiro a Ragusa guarderà con particolare attenzione la sfida di questa sera tra Fiorentina e Juventus proprio la Juventus arriverà al Massimino domenica sera nelle posticipo delle 20.45. Dunque potrebbe essere anche una, un modo per trovare i bianconeri più stanchi e poterne approfittare, anche se la partita ovviamente è proibitiva. Continua l'isolamento della squadra di Maran. Invece, noi, come di consueto, ogni giovedì apriamo la pagina dedicata alla pallavolo partiamo prima dalla serie b1 femminile con la sigel marsala che cala il poker e la marcia ormai verso i playoff promozione procede con passo spedito dopo i successi con casal de pazzi san vito e corato la squadra di campisi ha incamerato la quarta vittoria consecutiva battendo con un perentorio 3 0 in casa la prima donna 25-20, 25-12 e 25-13 i parziali, un successo che consente alla pallavolo Marsala di portarsi ad una sola lunghezza di distanza in classifica dalla capolista Acragas Agrigento sconfitta al tiebreak ad Arzano. Per la Sigel sabato visita al fanalino di coda Potenza con il preciso obiettivo ovviamente di incamerare la quinta vittoria di eh, fila dalla B1 invece passiamo in B2 femminile con l'Andros Palermo che invece esce sconfitta. 3-0 a, a Castelvetrano a 17, 18 e 15: i tre parziali contro la pasta Prime Luci. Una formazione largamente rimaneggiata per Giancarlo Caccamo. Ovviamente in assenza delle due schiacciatrici Greco e Magherini e dell'opposto stancampiano, tutte alle prese con vari problemi fisici. Comunque l'Andros non è mai stata eh, di fatto mai praticamente in partita, dunque rimane a quota 18 punti in classifica al nono posto con un vantaggio sempre di 8 punti sulla penultima posizione occupata dal Pizzo, che invece, nel turno precedente di campionato ha riposato. Sabato si gioca alle paladon Bosco. Arriva il Gallico. Ne abbiamo parlato con il tecnico Giancarlo Caccamo Ogni vittoria eh, aiuta la classifica, aiuta il morale. Quindi prima arrivano i punti necessari alla salvezza e meglio è. Anche se devo dire siamo messi adesso in maniera buona in classifica, abbiamo diverse squadre sotto e tutti gli sconti diretti li abbiamo in casa, quindi comincia a diventare una, una classifica più, più consona a quello che erano le aspettative all'inizio del campionato. Eh, certo è una squadra comunque una partita difficile, eh, non, non ci tiriamo indietro. Comunque abbiamo giocato con altre squadre di un certo livello e abbiamo giocato quasi sempre alla pari in casa, quindi. Perché non provare? Anche se, ripeto, abbiamo qualche problemino fisico da parte di qualcuno, ma non, senza nessun timore verso nessuno, verso nessuna squadra, verso nessuna giocatrice. Andremo in campo. e Ce la metteremo tutta per portare i tre punti dentro. Vi ricordo che tutte le edizioni del Tg Med Sport le potrete rivedere sul sito trmweb.it. Non ci sono altre notizie. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Viva l'edilizia! Che ti vizia! Piva e cartongesso, sistema tintometrico, sistema a cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti, aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, Rotonda Viale Lazio, InfoLine 091-784-6193. Presenti anche su Facebook, www.ediliziapiva.it.